Life is life. Massa Lubrense per discutere degli equilibri naturali, esattamente del binomio uomo-natura, un binomio che come si riesce ad esprimere qui su quest'area? Ma guarda, il progetto Equilibri Naturali, l'ho detto prima, è nato un po' di tempo fa. Il rapporto uomo-natura credo che sia proprio il modo di riuscire a far sì che si possa trovare quel giusto equilibrio tra la natura e gli esseri umani alla fine. Oggi l'abbiamo visto con i bambini qua e lo dicevano anche prima gli esperti. Oggi è difficile trovare dei bambini che in qualche modo riescono a vivere insieme con la natura. Oggi si passano 36 ore davanti al computer, lo dicevo prima, è bello immaginare i bambini giocare nei prati come abbiamo fatto noi d'altronde, giocare a nascondino, giocare a moscacino. Oggi questo non si fa più e sembrano tanti polli di allevamento piuttosto che bambini come siamo stati noi in passato e come sono stati i nostri genitori. In questo caso invece si sta cercando appunto di sensibilizzarli in tal senso, quindi riavvicinarli alla natura, ma allo stesso tempo capire quali possono essere le regole di tutela di questa natura, quindi come convivere con l'ambiente e nello specifico con quella che può essere definita area marina protetta. Guarda, io dicevo prima al direttore, è una questione di cultura, cultura intesa proprio come conoscenza, perché io immagino per assurdo che le aree marine protette non dovrebbero esistere, i parchi non dovrebbero esistere se tutti noi saremo in grado di capire che l'ambiente va rispettato per quello che è. Quindi il mio sogno è quello che non dovrebbe esistere nessun vincolo, perché saremo talmente acculturati e talmente consapevoli del nostro territorio che non avremo bisogno di regole. Questo è il mio sogno, noi lavoriamo in tal senso, sembra strano, ma io spero che tra qualche anno non ci sia più bisogno di regole, perché abbiamo talmente una conoscenza del nostro territorio, talmente il fatto che è importante per noi, che non ci siano bisogno più aree marine né parchi nazionali, dipende da noi, dipende dalla cultura. Un progetto per sensibilizzare i bambini che si è diviso tra escursioni, corsi di sensibilizzazione, laboratori con delle mostre e conclusione un convegno. Come è nato il progetto? Il progetto nasce in America e poi dall'America è arrivata in Italia attraverso le aree marine protette. Era un progetto di interesse sociale, un progetto che coinvolgeva sia le scuole che l'area marina protetta, perché era il vivere all'aperto. E così noi abbiamo aggiunto, dato che noi siamo un'area marina protetta, anche il mare in questo. Equilibrio quindi dell'uomo, equilibrio del mare. È un riuscito perché abbiamo fatto un progetto in rete, quindi l'abbiamo fatto insieme alla Slow Food, l'abbiamo fatto insieme al piano sociale di zona che si interessa dell'equilibrio dei bambini e nel sociale, l'abbiamo fatto insieme a tanti altri che ognuno ha fatto egregiamente la sua parte. Tutto con l'obiettivo di costruire il futuro, perché questi ragazzi appunto rappresentano il futuro. Ci sarà una seconda tappa? Come si continuerà? Quali progetti ci sono ora in cantiere?
ci sono altri progetti ovviamente che riguardano soprattutto il mare, ma il mare, partiamo dal mare sempre per coinvolgere poi i ragazzi, perché i ragazzi possono essere messaggeri verso i loro genitori, verso i loro nonni, e quindi un messaggio, e tutti insieme lavoriamo perché si possa vivere nel miglior modo possibile. Salviamo quello che abbiamo, salviamo le nostre vite, salviamo le vite degli organismi del mare, perché tutti possiamo vivere in armonia nel miglior modo possibile. In campo, in prima linea per supportare l'iniziativa dell'area marina protetta di Punta Campanella, che coinvolge i giovani del territorio e gli studenti della penisola sorrentina. Come mai avete deciso di appoggiare l'iniziativa e soprattutto scendere in campo, addirittura coordinando i ristoratori del circuito Slow Food, i prodotti tipici del circuito? Allora, Slow Food nasce come associazione enogastronomica, se possiamo dire così, dall'inizio, in contrasto con quello che era all'epoca lo Slow Food. Ora sono passati oltre 25 anni, nei 25 anni di storia di questa associazione c'è stata un'evoluzione e ci siamo resi conto che alla fine il cibo, quello che noi mangiamo, non possiamo collegarla anche con l'ambiente, con la realtà del territorio, ma non solo dal punto di vista della qualità dei prodotti tipici, altre cose, ma anche della qualità dell'ambiente e del territorio. Quindi la scelta di Slow Food in questi ultimi anni si è sempre più orientata verso un discorso di compatibilità ambientale anche delle scelte enogastronomiche. Per essere più precisi, parliamo, ecco, l'area marina protetta, parliamo ovviamente di pesca, di mare, un'azione di rispetto dell'ambiente è anche quella di scegliere delle specie di pesce che sono disponibili, tipo il pesce azzurro, e lasciare fuori quelle che sono delle specie che possono essere in via di estinzione, tipo il tonno, tipo altre realtà di pesce che sono in questo momento assolutamente carenti, come sappiamo, non è un discorso che faccio io, ci sono fior di scienziati che parlano di queste cose qua, c'è un problema della pesca che non è più sostenibile. Poi potremmo parlare degli allevamenti animali, dei bovini, che sono gli allevamenti bovini, sono quelli che più inquinano dal punto di vista ambientale, e ovviamente mangiare sempre più carne, ora anche nei paesi che prima erano paesi dove non si mangiava carne, si sta crescendo questo consumo di carne, mangiare sempre più carne, mangiare sempre più questi prodotti legati alla zootecnia è di fatto inquinante, quindi la sostenibilità anche del cibo. E poi ovviamente Slow Food, non voglio dilungarmi troppo, però Slow Food ha aderito al progetto nazionale Salviamo il Paesaggio, perché noi non siamo fatti solo di quello che mangiamo, di quello che produciamo dal punto di vista economico, ma siamo fatti anche dell'ambiente che ci circonda. Se noi siamo in un contesto nel quale distruggiamo il nostro ambiente, siamo destinati all'estinzione anche noi.